Oggi sconfitta di rigore qui a Desenzano per il Crema, è una partita un po' bruttina dove il primo tempo Desenzano ha fatto qualcosina in più, nel secondo tempo quasi ci scappa il pareggio. Beh, era normale che non si possono vedere partite belle dopo tre settimane, sosta di un mese e mezzo, due gare, sosta di tre settimane, anzi forse il Desenzano ha potuto allenarsi molto meglio di noi. Noi invece purtroppo oggi, dopo tre settimane, è la prima volta che giochiamo su un campo regolamentare. Comunque io penso che sono soddisfatto, perché giocando contro la seconda in classifica non si è vista la differenza, forse davanti loro sono molto bravi, niente da dire. Secondo me purtroppo un rigore che il nostro giovane, purtroppo un errore che ci può stare, però ha condizionato un po' la gara, però mi è piaciuta la reazione nostra. Noi siamo una squadra che ci dobbiamo salvare, non dobbiamo vincere il campionato. E poi ho visto una bella reazione, che a parte il rigore regalato nel secondo tempo, che non c'era secondo me, che poi l'ha sbagliato, però abbiamo avuto anche la palla per pareggiare con Farina, che si è fermata, l'ha presa forse non bene, che poteva scapparci il pareggio. Comunque io sono soddisfatto da come abbiamo giocato noi, con la reazione, che non tutte sono il Pro Desenzano, ecco. Esatto, è un primo, forse un rammarico nel primo tempo dove siete entrati in partita un po' troppo tardi. Ma no, beh, noi lo sapevamo che eravamo venuti qua un attimino un po' più accorti, perché è inutile negarlo, se vieni qua a giocare a viso aperto col Desenzano è normale che loro sono più forti di noi, anche guardando la classifica è inutile star qua. Però io avevo paura dei miei, la condizione atletica, invece devo dire che hanno tenuto i 90 minuti, appunto rischiando il pareggio anche a 5 minuti dalla fine. Ecco, secondo me sono ingredienti che fanno ben sperare per quando troveremo le squadre alla nostra portata, che purtroppo noi dovevamo giocare con Chiari e Dellesi in casa, per la sosta ci siamo trovati a trovare Pro Desenzano e Sant'Angelo, quindi non è uguale, penso, no? Perché stanno dominando le due squadre che meritatamente stanno dominando il campionato. Thank you.